Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi book haul, un book haul bello ricco e sostanzioso perché se è vero che a febbraio sono stata brava, nel senso che ho acquistato poco per i miei standard, a marzo non mi sono proprio regolata. Complici gli sconti, soprattutto quelli su Einaudi, ma non solo, complici alcune offerte trovate sul libraccio, cioè titoli usati che raramente vedo disponibili nel circuito dell'usato, e quindi mi sono decisa a prenderli, insomma, alla fine. Pila immensa di libri, non ho giustificazione alcuna, semplicemente adesso mi vergognerò un po' e vi mostrerò tutti i miei ultimi acquisti, sperando che nei commenti qui sotto mi facciate sapere quali libri avete acquistato voi, quali di questi avete già letto, vi sono piaciuti, vi interessa leggerli, insomma, sentiamoci qui sotto nei commenti. Piccola postilla, ignorate il mio trucco da pazza e i capelli orrendi, oggi è andata così, ma tanto qua l'importante non è il mio aspetto quanto i libri, dunque sorvolate e concentriamoci invece sulla cosa più importante. Prima però appunto di passare ai libri, vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti, volete sostenere quello che faccio qui su YouTube, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, commentando, mi piacciando e condividendo i miei video. Se vi va potete anche acquistare attraverso il mio link di affiliazione Amazon, potete anche volendo fare un regalo al canale attingendo sempre dalla mia wishlist Amazon, trovate insomma tutti i metodi qui sotto nel box informazioni, ma sappiate che per me un mi piace, un commento, un'iscrizione vale più di qualunque altra cosa, però se vi va e potete fare qualcosa di più, insomma comunque a me fa molto piacere e io vi ringrazio in anticipo. Se vi va poi vi potete seguire anche in altri magici luoghi dell'internet, io vi consiglio soprattutto Instagram dove sono attiva giornalmente, ma mi trovate anche su Facebook, Goodreads, eccetera. Anche in questo caso tutte le informazioni utili sono, guarda caso, nel box informazioni. Ma ora veniamo ai libri che sono qui accanto a me in ordine del tutto casuale, quindi pescherò a caso e vediamo che cosa esce fuori. Allora, il primo libro che ho pescato in realtà è un titolo che non ho comprato, ma mi è stato regalato perché qualche giorno fa sono stata dopo un sacco di tempo a fare un giro a Firenze, soprattutto a vendere dei libri a libraccio, ma già che c'ero ovviamente ho fatto anche degli acquisti. Sono entrata alla Feltrinelli e orgogliosa dei 18 euro che è proprio riguadagnato dai libri venduti, ho comprato, ho fatto spese folli. E in questo momento, sia nei negozi della Feltrinelli che sugli shop online, quindi sia sulla Feltrinelli che su IBS, con una spesa di 30 euro avete in regalo un libro. Ed eccolo qua: sono le poesie di Marcel Proust, in edizione ovviamente Feltrinelli. Io non ho mai letto la Recherche di Proust, non ho mai neanche studiato Proust. Io sono laureata in lettere, però ovviamente all'università ho studiato quasi esclusivamente letteratura italiana. Quindi sì, ovviamente Proust continuava a tornare, veniva nominato continuamente, soprattutto in letteratura italiana moderna e contemporanea, però non l'ho mai studiato direttamente, quindi so veramente poco della sua produzione. Soprattutto della sua produzione poetica, se devo essere onesta. Però, niente, mi hanno regalato questo libricino, vi faccio vedere anche l'interno, sono semplicemente delle poesie, c'è anche un segnalibro, c'è il testo a fronte. Ci si aspetterebbe dei poemi lunghissimi da uno che ha scritto la Recherche, invece tendenzialmente sono poesie abbastanza brevi. Il font è piccolo, l'interlinea, font medio anzi, l'interlinea è abbastanza stretta, però appunto essendo poesia, come vedete, la pagina non è particolarmente fitta. Se riesco vi dico anche il prezzo di copertina, che però non c'è perché questa è una copia omaggio, comunque immagino un prezzo abbordabile perché è un tascabile della Feltrinelli anche abbastanza smilzo. Rimaniamo in ambito poesia perché ho recuperato a febbraio, trovandolo usato sul libraccio, anche questo volume. La gioia di scrivere di Wisława Szymborska, mi auguro di essere andata il più vicino possibile alla pronuncia originale, edito da Adelphi, che raccoglie tutte le sue poesie. Non vi so dire il prezzo di copertina perché è coperto dal bollino del libraccio, ma credo siamo intorno ai 15-16 euro, che comunque è un'edizione Adelphi, anche se tascabile. Come vedete c'è il segnalibro, ci sono già dei post-it perché ho effettivamente iniziato a leggerla, ovviamente in pillole, nel senso che leggo qualche poesia al giorno.
Vi faccio vedere l'interno, così potete vedere l'impaginazione. Come vedete, ha il testo polacco a fronte, perché insomma, i gesti poetici è giusto pubblicarli con il testo a fronte. Io, ovviamente, il polacco non lo so, quindi leggo solo la traduzione in italiano. Ma per chi conosce la lingua, è molto utile avere il testo originale, anche perché insomma, la poesia è molto difficile da tradurre. Si può rendere il senso, magari, anche se in modo non così esatto, ma non si può rendere la musicalità, ecco, della lingua di partenza, ovviamente. Allora, Szymborska è una poetessa molto famosa non soltanto perché ha vinto il premio Nobel per la letteratura alcuni anni fa, ma anche perché devo dire che è un'autrice abbastanza popolare, anche in Italia. Semplicemente perché le sue poesie sono considerate abbastanza accessibili. Lei utilizza uno stile molto colloquiale, molto piano, quindi niente di altisonante, ecco, e anche le tematiche affrontate sono molto quotidiane, cioè si parla di cose molto vicine, ecco, alla nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio, c'è una poesia che ho letto in cui si parla delle chiavi di casa perdute, poi ovviamente tutto ciò è una metafora che rimanda a un altro, ad altre tematiche, però insomma, vedete che il punto di partenza è sempre molto radicato nella quotidianità. Io l'ho appena iniziato, quindi per ora non vi dico quasi nulla, le sto apprezzando. Io non sono una grande appassionata di poesia, soprattutto non sono un'esperta, l'ho ovviamente studiata all'università, ma poesia prevalentemente italiana. E quindi so veramente poco della poesia contemporanea, soprattutto quella straniera. Quindi niente, ne riparleremo un po' meglio quando l'avrò finito, anche se non aspettatevi grandi approfondimenti da parte mia, proprio perché appunto non sono un'esperta di poesia e non so il polacco, dunque il mio approccio è totalmente profano. Però devo dire che trovo le poesie di questa autrice molto molto interessanti. Sempre usato sul libraccio, ho recuperato anche uno dei testi più importanti della letteratura italiana del Novecento, ovvero Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Carlo Levi, autore del Nord Italia, se non sbaglio, piemontese, non voglio sbagliare, spero di non sbagliarmi, nel caso correggetemi nei commenti, che in quanto oppositore del regime fascista fu, come tanti altri intellettuali, mandato al confino, in particolare in un paesino della Basilicata. Da qui nasce poi questo testo, che è un romanzo, ma in realtà è molto legato all'autobiografia, all'esperienza autobiografica dell'autore, che arriva in un mondo completamente diverso da quello a cui lui era abituato, perché si ritrova nel meridione d'Italia, in una zona rurale e quindi in un ambiente appunto estraneo, quasi selvaggio, dove è molto radicato la superstizione, è un ambiente quasi anche magico, è un ambiente poi fortemente misero, in cui le condizioni di vita delle persone è decisamente precario, ecco. Infatti questo libro è molto importante all'interno della nostra storia come nazione, perché ha innescato poi tutta una serie di procedimenti e ha acceso l'attenzione su quella che poi è stata definita la questione meridionale. Sono curiosa di leggerlo anche perché non l'ho mai studiato direttamente all'università, ma ovviamente è stato citato più volte Carlo Levi, quindi vedremo. Lo trovate disponibile anche in audiolibro su Audible nel caso vogliate ascoltarlo. Anche in questo caso non vi posso dire il prezzo di copertina perché è coperto, ma vi faccio vedere l'interno. Font medio, interlinea abbastanza stretta, però direi abbastanza leggibile. Approfittando degli sconti Einaudi, ho poi recuperato anche un po' di testi nuovi che troverete disseminati in questo book haul, appunto perché i libri sono in ordine quasi totalmente casuale. Il primo è un romanzo che entra ed esce continuamente dalla mia wishlist da anni, perché ne sento parlare bene, lo inserisco, poi qualcuno ne parla male dicendo: ah, è una palla mortale, una noia, è un romanzo lento, un polpettone. Io lo tolgo, poi lo rimetto, poi lo ritolgo, insomma alla fine mi sono decisa a comprarlo, ed è Le correzioni di Jonathan Franzen. Allora, il prezzo di copertina in questo caso è di 15 euro. Vi faccio vedere l'interno, che ve lo dico, è molto difficile da leggere perché è font piccolo, interlinea stretta, tascabile dell'Einaudi classico. Anche di questo esiste l'audiolibro edito da Emmons, tuttavia al momento non è disponibile nelle principali piattaforme di audiolibri, perché su Audible lo trovate ma nel catalogo esteso, il che significa che se lo volete ascoltare lo dovete acquistare singolarmente. Però
Comunque, insomma, credo che sia reperibile appunto perché essendo edito da Emmons lo trovate e lo potete acquistare tranquillamente anche in libreria, di shop online e non è detto che in futuro non torni disponibile, compreso nell'abbonamento di Audible o di Storytel. Allora, di che cosa parla? È un romanzo familiare, questo è uno dei motivi che appunto mi fa interessare a questo romanzo perché io amo le saghe familiari. In particolare i protagonisti sono una coppia di anziani, insomma di mezza età, i Lambert, che in occasione del Natale, se non sbaglio, invitano a casa loro i tre figli con le loro rispettive famiglie. È quindi un romanzo tutto concentrato sulla vita di questi personaggi, sui rapporti familiari, in particolare nel contesto statunitense. Infatti, i Lambert hanno avuto questi figli, li hanno cresciuti in particolare nell'America del dopoguerra. Quindi Franzen si concentra molto nell'analizzare e mettere in crisi quelli che erano gli ideali e i valori degli Stati Uniti negli anni 50. Molto curiosa di leggerlo, appunto perché è un libro sul quale sento pareri molto contrastanti. Tra l'altro, nel 2021 è uscito un nuovo romanzo di Franzen, ovvero Crossroads, del quale ho sentito veramente meraviglie, però quello è il suo ultimo romanzo, è tra l'altro il primo di una, credo, trilogia, quindi ho deciso di cominciare a conoscere quest'autore dal suo testo più famoso e quindi eccolo qua. Fatemi sapere appunto se l'avete letto, di quale schieramento siete, se l'avete amato, se l'avete abbandonato, se l'avete odiato, insomma fatemi sapere. Poi, sempre approfittando degli sconti Einaudi, mi ero ripromessa di acquistare un classicone, un bel mattonazzo, ma proprio con la M maiuscola, e che volevo assolutamente avere dopo aver letto e amato l'anno scorso Anna Karenina, e avete già capito che sto parlando di Guerra e Pace, ovviamente di Tolstoi, che io ho acquistato nell'edizione ovviamente tascabile in due volumi dell'Einaudi, che ha anche una nuova traduzione. Il prezzo di copertina è di 25 euro. Io ovviamente l'ho acquistato con lo sconto del 20%. Vi faccio vedere anche l'interno, che non è leggibilissimo come potete immaginare, ma mi sembra più o meno la stessa impaginazione di Anna Karenina. Con quello me lo sono cavata. In più, anche in questo caso ci sono varie versioni dell'audiolibro. Ecco qua. Come vedete, font medio piccolo, interlinea stretta, ma è un mattonazzo di questa caratura. È il minimo che ci si può aspettare. Non aggiungo altro, semplicemente perché, vabbè, Guerra e Pace è un romanzo famosissimo, ne sento parlare sempre tanto e molto bene. Sicuramente sarà una lettura che mi terrà impegnata, per un bel po', ma sono contenta che sia in due volumi, non soltanto perché sicuramente due volumi sono più maneggevole di un unico di 2000 pagine, ma anche perché, anche a livello psicologico, ecco, portare a termine un volume, non lo so, è più, come dire, incoraggiante, ecco, mi veniva la parola, piuttosto che leggere, leggere, leggere e avere l'impressione di non arrivare mai in fondo. Non lo so, non so, fatemi sapere se succede anche a voi, ma ad esempio, io ho anche diversi libri in ebook consistenti di 1000 pagine o qualcosa del genere. Però faccio molto più fatica a leggerli perché non riesco a capire esattamente dove sono all'interno della lettura. Con il libro in digitale, sì, certo, c'è il numero di pagina, volendo c'è la percentuale, però non è la stessa cosa che stringere il libro in mano e avere il segnalibro, no? Che vi fa capire quanto siete andati avanti, se avete superato la metà, quanto vi manca. E questo mi scoraggia un po' nella lettura. È un fattore totalmente psicologico, perché alla fine io leggo bene in digitale come in cartaceo. Però, boh, non lo so, mi frena un po', ecco, leggere i mattoni in digitale, anche se tecnicamente è molto più comodo perché il Kobo è sicuramente più maneggevole di questi mattoni da edilizia. Però, boh, non lo so, fatemi sapere se anche per voi è lo stesso perché sono curiosa. Poi, rimaniamo in casa Einaudi perché ho acquistato un libro, questa volta usato perché non è ancora uscito in edizione tascabile. Io lo volevo tantissimo, stavo aspettando appunto che uscisse in brossura. Ancora non si vede, quindi trovandolo usato l'ho acquistato nell'edizione dei Super Coralli. Ed è Quando tornerò di Marco Balzano. Marco Balzano è lo stesso autore di Resto qui, romanzo che io ho amato tantissimo. E nel 2021, in autunno, tra settembre e ottobre, ha partecipato al Moby Dick Festival, che è un'iniziativa molto carina che organizza una cittadina qui vicino a dove io abito, molto piccola, ma alla quale partecipano anche scrittori, intellettuali di fama anche internazionale.
internazionale. Per esempio, quest'anno tra gli invitati c'era anche Cărtărescu, il famoso autore rumeno. Io non sono andata a seguire la sua conferenza perché non mi interessava, ma ho invece seguito quella di Marco Balzano, che ha appunto presentato questo suo libro, portando anche tutta una serie di riflessioni interessanti. È stata un'ora veramente molto piacevole, lui è veramente molto bravo, molto colto, veramente ha portato delle riflessioni interessantissime. E ci ha presentato questo suo libro, quindi da quel momento lì io l'ho infilato in wishlist, già c'era in realtà perché già amavo insomma la scrittura di Balzano, la sua grandissima sensibilità nel delineare i sentimenti, le emozioni dei suoi personaggi, però a maggior ragione me l'ho fatto desiderare ancora di più. In particolare, questo romanzo racconta la storia di una donna rumena che una notte lascia casa sua per venire in Italia in cerca di lavoro, lavoro presumibilmente come badante, come assistente domestica. Appunto per poter mantenere la sua famiglia, perché suo marito non lavora, non sembra intenzionato a farlo, e i suoi figli hanno bisogno appunto di un sostentamento economico per poter studiare e poter elevare la propria posizione. Quindi, pur con grande dolore, la protagonista lascia la sua famiglia appunto per trasferirsi in Italia. È una storia direi molto molto comune. Al giorno d'oggi ci sono tantissime donne che provengono soprattutto dai paesi dell'est e che arrivano in Italia per fare questo stesso lavoro, per poter mantenere le loro famiglie in patria, e quindi sono molto curiosa di leggerlo. Come vedete, non è un romanzo particolarmente corposo. Vi faccio vedere anche l'interno, l'impaginazione è, diciamo, un font medio, interlinea non troppo stretta, quindi comunque leggibile. Il prossimo libro che vi mostro, ad essere onesta, non l'ho acquistato adesso, l'ho acquistato mesi fa, poi l'ho regalato a mio padre per Natale e ora che lui l'ha finito me ne sono riappropriata perché voglio leggerlo anch'io. Anche in questo caso esiste l'audiolibro, sicuramente disponibile su Storytel, ma può darsi sia presente anche nel catalogo di Audible, ed è L'incredibile viaggio delle piante di Stefano Mancuso, edito dalla Terza. Anche in questo caso non vi posso dire il prezzo di copertina perché l'ho coperto io stessa con le mie mani, appunto perché si tratta di un regalo. L'edizione è molto carina perché è cartonata e all'interno è anche illustrata. Vediamo se trovo qualche illustrazione. Io sono totalmente alla cieca tra occhiali che non ho e poca luce in camera. Ecco qua. Quindi, come vedete, anche si presenta molto bene anche come regalo. Stefano Mancuso, probabilmente l'avrete sentito già nominare, ha pubblicato diversi libri, è un divulgatore scientifico piuttosto noto, è in particolare un botanico, se non sbaglio. In generale, nei suoi testi parla prevalentemente di piante, di alberi, di vegetazione. E questo libro raccoglie una serie di curiosità che svelano come le piante non siano in realtà immobili e statiche come noi ce le immaginiamo, ma siano continuamente in movimento e talvolta anche in viaggio. Molto curiosa di leggerlo, mio padre è piaciuto molto e quindi io credo che me lo ascolterò. Ecco, su Storytel è letto, se non sbaglio, dallo scrittore Paolo Giordano e quindi sono curiosa, sono veramente curiosa. Mi piacciono questi libri che raccontano aneddoti poi spendibili nelle occasioni sociali, tipo, ma lo sai che c'è un albero che fa così e così e nessuno lo sa e quindi fai bella figura, non lo so, magari so solo io, però servono sempre per rompere il ghiaccio, per, non lo so, per rompere un silenzio imbarazzante, possono essere utili, vabbè. Rimaniamo in ambito saggistica con un altro titolo che ho preso usato ed è I 3 giorni di Pompei di Alberto Angela, edito da Rizzoli, anche in questo caso il prezzo è coperto. Vi faccio vedere l'interno, in questo caso font medio, interlinea larga, quindi abbastanza leggibile. Allora, io sono grande fan di Alberto Angela, dei suoi programmi, tra l'altro fra poco ricomincia una nuova stagione di Ulisse su Rai 1, non vedo l'ora, e ho effettivamente visto anche la puntata di Ulisse dedicato proprio
all'eruzione del Vesuvio, alla distruzione di Pompei Orcolano, che è tra l'altro molto bella, quindi vi consiglio di recuperarla su RaiPlay, la trovate sempre disponibile. Però ero curiosa anche di leggere il libro. Non ho mai letto niente di Alberto Angela, mi aspetto un testo estremamente divulgativo e semplice, quindi non un saggio impegnativo, e mi va benissimo così. Non vedo l'ora di iniziarlo, anche perché io in autunno sarei dovuta andare a Pompei, dove avrei dovuto fare 3 giorni in Campania, però poi è saltato tutto per una serie di motivi. Non so se riuscirò a recuperare questa specie di vacanza in primavera, io me lo auguro, ma le speranze sono poche. Nel qual caso, questo sarà sicuramente il libro che leggerò in preparazione del viaggio o che comunque mi porterò dietro, perché direi che andare preparati a visitare un luogo interessante e ricco e complesso come Pompei è fondamentale per apprezzarlo al meglio. Torniamo sui romanzi e torniamo anche sui classici, però ci spostiamo dalla Russia all'Inghilterra con Nord e Sud di Elizabeth Gaskell nell'edizione Elliot. Anche questo l'ho preso usato, infatti il prezzo è coperto dal bollino del libraccio. Vi faccio vedere l'interno, il font medio piccolo, l'interlinea è abbastanza larga, insomma non troppo, però comunque attutisce un po' il fatto che il font sia così piccolo. È un bel mattoncino ed è un testo della letteratura inglese dell'età vittoriana, molto importante, ma forse non così famoso in Italia come possono essere ad esempio i romanzi di Dickens. In realtà questo romanzo fu proprio pubblicato sulla rivista di Charles Dickens a puntate a metà 800 ed è una sorta di Orgoglio e Pregiudizio, però in versione industriale. Questo perché appunto è ambientato diversi decenni dopo rispetto al romanzo della Austen e in un'ambientazione industriale. Appunto, perché siamo in una città del nord dell'Inghilterra. I protagonisti sono un ricco proprietario di fabbriche, appunto, di una cittadina del nord, un rappresentante della nuova classe borghese inglese, e invece una ragazza che proviene dal sud dell'Inghilterra, il sud più arretrato e conservatore, è poi la figlia di un curato, e il sud più povero, perché appunto è rimasto legato a una dimensione più rurale. Immagino che tra questi due personaggi nasce una storia d'amore, però funestata da appunto Orgoglio e Pregiudizio. Per questo il romanzo viene affiancato a quello della Austen, però qui siamo in una dinamica sociale totalmente diversa e, se posso dire, anche molto più interessante, appunto perché ci si immerge in quella che era l'atmosfera dell'Inghilterra industrializzata. Sono molto molto curiosa di leggerlo. Io di Elizabeth Gaskell ho già letto L'Oste la strega, che è un romanzo molto breve del quale vi ho parlato nell'ultimo video uscito sul canale, che vi lascio linkato nelle schede nell'info box, nel quale vi consigliavo appunto delle letture brevi ma molto interessanti. Di Elizabeth Gaskell ho anche un altro testo, del quale però adesso non mi ricordo il titolo, in queste edizioni della RBA che vedete alle mie spalle, però Nord e Sud era sicuramente in cima alla mia lista e quindi, avendolo trovato usato, ho voluto recuperarlo. Molto curiosa di leggerlo, vediamo, perché io già da grande fan di Orgoglio e Pregiudizio sono curiosa di leggere questa sua versione aggiornata, se vogliamo. Veniamo adesso ad un romanzo, ad una nuovissima uscita. Io non sono solita acquistare le nuove uscite, lo sapete, però ho fatto un'eccezione, sono andata in libreria con l'intenzione di comprarlo e così ho fatto. Farà un riflesso spaventoso, quindi già mi scuso. Ed è Il re delle cicatrici di Leigh Bardugo, con anche questa fascetta orrenda, che adesso togliamo così vi faccio ammirare il libro in tutto il suo splendore, perché, cioè, l'edizione è stupenda. Si tratta del seguito, in qualche modo, della trilogia di Tenebre e Ossa di Leigh Bardugo e ha come protagonisti alcuni dei personaggi di Tenebre e Ossa e in particolare il re delle cicatrici, ovvero Nicolai, che secondo me è il personaggio più interessante della trilogia di Tenebre e Ossa, ma il meno sfruttato perché è un personaggio veramente bistrattato all'interno di quella trilogia lì. Rispetto ad esempio ad Alina e Mal, che sono un po' i protagonisti, ma che io non ho onestamente sopportato.
Allora, ho sentito parlare piuttosto male di questo libro e quindi le mie aspettative di partenza sono abbastanza basse, però l'ho voluto acquistare lo stesso perché sento tantissimo la nostalgia del Grishaverse e vorrei scoprire qualcosa di più del personaggio di Nikolai che io avevo amato particolarmente. Mi ero ripromessa, a dirvi la verità, dopo la delusione della Guerra dei Papaveri, che tra parentesi è uno dei libri che ho rivenduto al libraccio, di non acquistare più fantasy in cartaceo, di acquistarli solo in ebook e poi se mi piacciono li acquisto in cartaceo, soprattutto quelli editi da Mondadori perché ci sono tanti young adult, tanti romanzi che non fanno il caso mio, magari poi mi lascio imbrogliare dal marketing, li compro e poi dopo mi tocca rivenderli. Però ho fatto un'eccezione per Leigh Bardugo e per questa edizione che vabbè, mi ripeto, ma è veramente splendida. Poi io adoro il blu, cioè il blu è proprio uno dei miei colori preferiti, quindi vabbè. Motivi frivoli, però volevo questo libro. Volevo questo libro, sicuramente mi deluderà, mi arrabbierò, però non importa e lo rivenderò. Pazienza. Sono debole. Sono debole e mi lascio accalappiare. Torniamo sulla saggistica, che è molto presente in questo video. E vi presento in particolare tre titoli, tutti insieme, uno di seguito all'altro, perché sono tutti legati a tematiche femministe. Mi dispiace, alcuni di voi se ne andranno, si indigneranno, non importa, a me interessa e quindi ho recuperato dei titoli che vanno in questa direzione. In particolare due sono editi dal gruppo Mimesis, che a marzo ha applicato lo sconto del 20% sul suo catalogo, proprio come Einaudi. E essendo anche titoli abbastanza costosi, ne ho approfittato per recuperarli. Il primo è Calibano e la strega di Silvia Federici. Il prezzo di copertina è di ben 28 euro. Allora, vi faccio vedere l'interno. Purtroppo, ve lo dico, a parte che ci sono delle illustrazioni e io me ne sono accorta adesso. Bene, l'interno purtroppo non è facilmente leggibile. L'interlinea è stretta, il font medio, ma direi tendente al piccolo. Però sono molto curiosa di leggere questo libro perché ne ha parlato Ilenia Zodiaco l'anno scorso all'interno del suo piano di lettura appunto dedicato al mondo delle streghe e mi ha intrigato particolarmente. In più ne ho letto, ne ho sentito parlare su vari siti, newsletter che seguo sempre legate al mondo femminista e quindi sono molto curiosa. È un libro che indaga la caccia alle streghe, ma non tanto da un punto di vista storico, cioè qui non ci trovate la storia della caccia alle streghe, il fenomeno della caccia alle streghe, ma piuttosto da un punto di vista sociologico, quindi qual è il vero significato della caccia alle streghe, perché tante donne sono state condannate e uccise, eccetera, eccetera. Molto molto curioso di leggerlo, so che è un testo molto controverso, anche perché si lega alle teorie marxiste, da quanto ho capito, però mi voglio fare una mia idea, lo voglio leggere con calma, analizzarlo e poi ovviamente ve ne parlerò. Sempre edito da gruppo Mimesis, un altro titolo che puntavo da un po' è questo qui, Donne e Fantastico, narrativa oltre i generi di Giuliana Misserville, credo si pronunci, con una prefazione di Loredana Lipperini. È un testo brevissimo e nonostante questo è stampato, cioè con un font che dire piccolo è dire poco. Cioè, un testo di 100 pagine, un font decente, cioè io non chiedo il carattere 20, però almeno leggibile, vabbè. Per fortuna è breve. Il prezzo di copertina è di 12 euro, io anche in questo caso l'ho acquistato con lo sconto del 20. È un breve saggio che parla delle donne come autrici di testi legati all'immaginario fantastico, quindi fantasy, fantascienza, gotico, eccetera. E mette in relazione quindi autrici che apparentemente sono molto diverse fra loro, ma che si sono tutte cimentate in questi generi, evidentemente sono quindi legate fra loro da tematiche e da obiettivi comuni. Molto curiosa di leggerlo, anche in questo caso poi ve ne parlerò meglio. Lo consigliava tra l'altro Marina Pierri all'interno di un'intervista, motivo per cui l'avevo inserito in wishlist. Infine, ultimo saggio, questo preso con gli sconti Einaudi nuovo, è questo qui, ovvero Questo è il mio sangue di Elise Thiebaud, mi auguro,
Il prezzo di copertina è di 14 euro. È un saggio che parla, come si può ben intuire dalla copertina, di mestruazioni, in particolare del fatto che le mestruazioni siano considerate tutt'oggi un tabù. Infatti, per indicarle si usano spesso e volentieri degli eufemismi, e si va alle origini di questo tabù e se ne esplora le motivazioni. Si ipotizza anche che cosa succederebbe se le mestruazioni, invece di averle solo le donne, le avessero gli uomini, eccetera, eccetera. Da quanto c'è scritto nella bandella, qui insomma nella copertina, si parla di un testo dalla prosa molto ironica e provocatoria, quindi sono molto curiosa, anche perché il tabù delle mestruazioni è un tema che a me sta molto a cuore, essendo persona che soffre molto nel periodo del ciclo, ho dei dolori molto forti e vorrei lamentarmene tutto il tempo perché sento che è la cosa giusta da fare, ma ogni volta che provo ad accennare l'argomento, cioè solo a dire mestruazioni, su Instagram per esempio, perdo dei follower e questo la dice lunga su quanto appunto parlare di mestruazioni sia ancora un tabù ingiustificato. Tra marzo e febbraio poi ci sono stati anche gli sconti sui titoli Burr e io quindi ne ho approfittato per acquistare non uno ma ben due titoli della collana Burr Classici Deluxe. Il primo lo puntavo fin dal giorno dell'uscita ed è I fiori del male di Baudelaire. In questa edizione piccolina e compatta rispetto agli altri Burr Deluxe, che di solito sono molto più grandi, ma adesso vi faccio vedere l'altro che ho preso, ma splendida, cioè già solo la copertina è meravigliosa. Vi faccio vedere anche l'interno, che come tutti i Burr Deluxe è illustrato. Ci sono illustrazioni a colori e ci sono anche illustrazioni in bianco e nero, vediamo se riesco a trovarle. Io avevo già un'edizione dei Fiori del Male, che tra l'altro ho letto, ma ero al liceo, quindi non mi ricordo nulla, infatti l'intenzione sarebbe di rileggerlo, ma era un'edizione Garzanti, orrenda, veramente di una bruttezza sconcertante e che tra l'altro ho rivenduto al libraccio qualche giorno fa. E quindi eccola qua, in tutto il suo splendore, l'edizione Burr. Vi vorrei dire il prezzo di copertina, ma riuscirò a vederlo senza occhiali? Ne dubito, no, invece sì, costa 17 euro a prezzo pieno. Poi ho acquistato, sempre nella collana Burr Deluxe, un altro titolo che avevo un'edizione brutta, che ho dato via e appunto ho ricomprato in questa molto più bella, ed è Frankenstein di Mary Shelley. Anche questo l'ho già letto, ma non ho intenzione di rileggerlo semplicemente perché l'ho già fatto, cioè l'ho letto due volte. Una volta l'ho letto quando ero al liceo e poi l'ho riletto per un esame all'università, dunque direi che ce l'ho abbastanza fresco in mente. Anche questo, lo vedete, è stupendo. Vi faccio vedere a confronto, questa è la dimensione standard di Burr Deluxe, invece vedete che I fiori del male è molto più piccolo. Il prezzo di copertina in questo caso è di 16 euro. Vi faccio vedere anche l'interno dove ci sono delle bellissime e inquietantissime illustrazioni d'epoca. Io le adoro, queste edizioni della Burr Deluxe, le vorrei collezionare tutte. Ogni volta che la Burr fa gli sconti, io me ne accaparro qualcuna. Possiedo già Dracula, Cime Tempestose, I Promessi Sposi e Il Canto di Natale di Dickens, oltre ovviamente a questi due nuovi arrivi. Chiudiamo con un fumetto, ovvero Indomite di Penelope Bageux, in questa nuova edizione di Bao che racchiude entrambi i volumi usciti precedentemente. Io volevo recuperare da un po' questo titolo, ma appunto il primo volume era sempre fuori catalogo, introvabile, quindi mi ero immaginata che a un certo punto Bao facesse uscire un omnibus ed eccolo qua. Il prezzo di copertina è di 23 euro, come vedete c'è il bollino, è ancora una novità, quindi se avete la carta F lo potete acquistare anche in negozio con un pochino di sconto. Vi faccio vedere un po' l'interno e io trovo i disegni molto molto carini. È una raccolta di biografie femminili, non le solite donne che si trovano citate nelle biografie più famose, come ad esempio Frida Kahlo o Virginia Woolf, ma profili femminili un po' meno noti, meno conosciuti, ma altrettanto importanti. Sono molto curiosa di leggerlo anche perché ne ho sentito parlare molto bene, non soltanto da persone che seguo online, ma anche proprio da amici e conoscenti, e quindi sono molto molto curiosa di leggerlo. Tra l'altro la copertina è un po' rosa, per i miei gusti non è molto rosa, però è comunque
Molto bella questa illustrazione. Devo ricordarmi di staccare questo bollino, per il resto credo che sarà una lettura che porterò a termine molto presto, appunto perché è molto facile alternarla con altre, visto che si tratta di brevi storie singole. Bene, il book haul finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, spero abbiate trovato questi titoli interessanti. Come vi ho già detto, fatemi sapere nei commenti se li avete letti, se vi interessa leggerli, insomma, tutto quello che vi va, tutte le vostre impressioni. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo video.